Bella a tutti ragazzi e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come sapete, in questi ultimi giorni sta dilagando sempre di più il coronavirus e quindi dopo dalle ultime notizie siamo stati consigliati, o meglio, è giusto che sia così, dobbiamo rimanere dentro casa. Però, giustamente, uno ci si può annoiare dentro casa e quindi se avete aperto questo video è perché volete qualche dritta, qualche cosa da poter fare all'interno della casa e quindi benvenuti in questo video delle 100 cose da fare a casa. Allora, la prima cosa che si potreste fare è provare a far crescere un avocado. E comunque, per uscire a fare la spesa, uno in questi giorni può andare a fare la spesa, quindi perché non comprare un avocado e provare a piantare il nocciolo? Male che va, potete sempre dire in giro che avete provato a far crescere un avocado. Se è una cosa, potete programmare nei minimi dettagli la prossima vacanza che vorreste fare. Quindi non potete, uno ora come ora non possiamo sapere quando potremo riandare in vacanza, però come si svolgerà, cosa dobbiamo dire, intanto possiamo farlo. Potete passare una giornata su YouTube e vedere video tutorial o comunque passare per il mio canale a scrivere qualche commento qua e là, per esempio. E informarsi sul volontariato che si può fare in generale, oppure informarsi in su qualunque altra cosa. Poi imparare una cosa che sicuramente non sarà essenziale nella vita, però sarà molto carino fare, ad esempio giocare con le tre palline e iscriversi a un servizio di curatela editoriale, che sostanzialmente permette di unire vari tipologie di giornali e quindi leggere vari articoli. Puoi creare per esempio una playlist su Spotify e quindi condividerla con gli altri, quindi e gli altri potranno aggiungere a loro volta altre canzoni. E tenere un diario che durerà per la quarantena, per esempio, e sarà tra virgolette divertente e carino rileggerlo poi tra qualche anno per passare un po' quel tempo. E poi si potrebbero fare tutte la calendarizzazione delle varie cose che necessitano a casa, delle vari servizi. Questo è un momento perfetto sia per calendarizzarle sia per farle. Poi guardare film, trasferire le foto dal PC, dall'iPad, dal telefono in un hard disk esterno, così da liberare sia memoria dai vari dispositivi, sia per poter fare una cerner, vedere quale tenere, quale no, e poi pure meglio avere un backup delle foto generale. Poi potreste fare una foto scegliere foto per mettere una scatola famiglia e quindi diciamo una volta c'erano vari album, magari ora non si usano più di tanto, però è carino fare questa scatola con varie foto della famiglia. Poi selezionare 10 foto del 2019 e metterle su una chiavetta USB e quindi che poi se non uno una carta fotografica stampante a casa, poi appena la situazione migliorerà potrà andarle a stampare. Poi si possono contattare comunque persone via mail, via messaggio, come volete. Imparare a memoria una poesia, che anche se non si direbbe,
è molto molto utile perché a lavorare spesso e volentieri serve per avere contatto col pubblico e quindi magari imparando una poesia si migliora il proprio vocabolario, si migliora a parlare, si migliora parecchie cose, a parte che potete anche vantarvi con i vostri amici che sapete una poesia a memoria. Poi potete che tenere un diario della sveglia, cioè la sveglia dei sogni. E quindi magari ogni giorno, ogni mattina siete a scrivere su questo diario i propri sogni che si fanno. Potete chiamare vostra nonna, potete chiamare vostra madre, oppure chiamare tutti i parenti che avete. Se uno ha amici, parenti al di là del mondo, quindi internazionale, raccontare quello che volete, cioè sulla quarantena, parlate di quello che volete voi, potete scrivere una mail a voi stessi del futuro, nel senso ci sta vari siti, ad esempio ora vi dico questo qui, si chiama futurme.org, potete scrivere una mail a voi stessi che potete autoinviarvi. E potete scegliere la data in cui la riceverete nuovamente. Poi bisogna andare, se volete potete scegliere almeno 5 persone che non sentite da più di un mese e scrivetele su WhatsApp. Almeno tanto così potete scrivere un messaggio e sapere come stanno e poi potete pure farvi una chiacchiera insieme. Potete aprire un Google Doc, quindi un documento su Google e condividerlo con i vostri amici, quindi tenere una sorta di diario collettivo. Potete buttare via quei giornali, quelle riviste, oramai non vi servono più, ne fare pulizia in casa, oppure al contrario potreste tranquillamente fare decoupage o cose che normalmente non fate. Comunque fare un hobby anche creativo, che ne so, fotografia, pittura, scrittura, grafica, disegni e così più ne metta. E se invece volete essere pure anche sia amatori che non, cioè anche più bravi, potete anche gareggiare su vari siti che ci stanno, uno carica le varie foto, i vari lavori che fa e gareggiare di loro, si possono vincere anche dei premi in alcuni casi. Potete sistemare per esempio il vostro curriculum e inviarlo a qualche altra azienda. Magari se avete un animale domestico, un particolare cane, potete insegnargli qualche cosa non so fare, ne so, mettersi seduto o stare fermo in un posto, fermo lì seduto quando vi preparate da mangiare senza vi salti sempre addosso, cose del genere. Poi potete tranquillamente osservare la situazione che sta avvenendo in questi giorni qui in Italia del coronavirus da più punti di vista, quindi magari scaricarvi qualche PDF di giornali esteri e vedere loro in che modo ne parlano, cose del genere. Poi iscriversi a qualche newsletter e poi per poi leggere effettivamente, oppure annullare l'iscrizione a quelle newsletter che effettivamente intasano la casella di posta elettronica e che uno non apre mai. Potete leggere articoli, documentari, vedere documentari, potete visitare il sito di National Geographic o di Focus per vedere qualcosa in più, vedere film o leggere libri. Se avete volete qualche consiglio, qualche libro, magari quelli che mi piacciono a me, chiedetemelo qui sotto nei commenti. Poi osservate la vostra libreria, fate una cerchia nei libri e
e libri però che dovreste in teoria buttare, magari non buttarli, regalateli ai vostri amici o anche altre persone. Stessa cosa per quanto riguarda vestiti in generale, ma non, mi raccomando ragazzi, non cose intime, che non è carino, cioè sicuramente non le utilizzeranno mai nessun altro oltre a voi. Potrei pulire il vostro feed di Instagram, quindi sistemare il vostro Instagram, riorganizzarlo, sistemarmelo bene. Potrei scoprire i vostri filtri Instagram più assurdi. Mai fare dei TikTok, dei video sia su Instagram, dirette su Instagram che su YouTube, cose del genere. Magari ripassare l'estate canticchiando canzoni di cui non conosce né il significato né tantomeno ricorda le parole. E questo è il momento perfetto per scoprire cosa significano e imparare vari testi. Poi il karaoke è sempre un'ottima idea, in particolar modo anche se volete litigare con i vostri vicini di casa, almeno avete due cose da fare in una. Uno può pulire, pulite, mi raccomando, ogni cosa pulibile dentro casa, ma questo non solo in questo periodo, ma sempre. Se siete ragazzi o comunque donne, vi consiglio di provare vari tipi di smalti o... Stessa cosa sia maschere femmine per i maschi che lo fanno, magari provare maschere per il viso, magari voler fare yoga o comunque qualunque altro tipo di sport. Infatti sui vari store ci sono tutte tipologie di sport che si possono fare, e quindi fanno una sorta di corsi anche da fare a casa. Potreste fare dei vlog, potete catalogare in modo differente i libri, potete fare un planning di risparmio o di lavoro, che magari se avete la possibilità anche di lavorare dentro casa. E quindi, più o meno dovremmo stare intorno alle 100 cose all'incirca. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere un mi piace, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.